Ecco, prosegue l'impegno della Regione Toscana, tante le misure messe in campo, dallo screening di massa alla consegna, soprattutto al controllo di mascherine, beni indispensabili in questo momento soprattutto per chi è in prima linea. Sì, no, noi siamo qui a stamani, io ringrazio l'assessore Saccardi, il direttore generale D'Urso, per verificare che si chiuda quella che è la catena a cui noi teniamo moltissimo. Noi siamo un po' nel mezzo, tra la Regione che ci dice che le mascherine sono state mandate e gli operatori che si lamentano con noi come con tutti voi. Quindi a questo punto credo che la Regione, l'assessore Saccardi, abbia fatto non bene ma benissimo a venire a verificare se la filiera dalla produzione alla distribuzione alla consegna funzioni perfettamente, come io penso e mi auguro, in modo da dare risposte. Ci ha detto che arriveranno 200 mascherine al giorno, quindi speriamo che da qui a veramente pochi giorni questo sia un problema di lontana memoria. Speriamo soprattutto che continui questa attenzione per la quale non ci stancheremo mai di dire dobbiamo restare a casa. Lo dico io che sono fuori ma non esco da 15 giorni, ma mi pareva giusto accogliere come consiglio regionale l'assessore Saccardi e dire grazie agli operatori che fanno il loro lavoro con tanto sacrificio, con tanto rischio, con tanta pericolosità, ma lo fanno meglio se sanno che c'è un fine, quello che le persone che possono stanno a casa. Questo è quello che dobbiamo fare. Purtroppo nessuno di noi forse immaginava di arrivare nella propria vita a vedere questa cosa. Ci è successa, siamo un grande paese, siamo un paese dalle mille risorse, dobbiamo in questo momento rispettare le regole perché tutti saremo più sicuri per i nostri figli, per le persone fragili, per le persone anziane, per le persone a cui vogliamo bene. Quindi restiamo a casa e facciamo lavorare gli operatori. Noi dal nostro canto ce la metteremo tutto perché tutto funzioni.